Seconda meditazione. Gli legarono le mani perché facevano il bene. Perché il Signore fu ammanettato dai suoi carnefici? Perché impedirono il movimento delle sue mani legandole con dure corde? Soltanto l'odio e il timore potrebbero spiegare perché si riduce così qualcuno all'immobilità e all'impotenza. Perché odiare queste mani? Perché averne timore? La mano è una delle parti più espressive e più nobili del corpo umano. Quando i pontefici e i genitori benedicono, lo fanno con un gesto delle mani. Per pregare, l'uomo congiunge le mani o le alza verso il cielo. Quando vuole simboleggiare il potere, impugna lo scettro. Quando vuole esprimere forza, impugna il gladio. Quando parla alle moltitudini, l'oratore sottolinea con le mani la forza del ragionamento con cui convince o l'espressione delle parole con cui commuove. È con le mani che il medico somministra i medicinali e l'uomo caritatevole soccorre i poveri, gli anziani, i fanciulli. E perciò gli uomini baciano le mani che fanno il bene e ammanettano le mani che praticano il male. Le tue mani, Signore, che cosa fecero? Perché furono legate? Chi potrà esprimere, o Signore, la gloria che queste mani diedero a Dio quando su di esse si posarono i primi baci della Madonna e di San Giuseppe? Chi potrà esprimere con quanta tenerezza fecero a Maria Santissima le prime carezze? Con quanta devozione si giunsero per la prima volta in atteggiamento di preghiera? E con quanta forza, quanta nobiltà, quanta umiltà lavorarono nell'officina di San Giuseppe? Mani di figlio perfetto, che cos'altro fecero nel focolare se non il bene? Quando la tua vita pubblica ebbe inizio, fosti principalmente il maestro che insegnava agli uomini il cammino del cielo. E così, quando nel piccolo gregge dei tuoi eletti insegnasti la perfezione evangelica, quando la tua voce si alzò e sovrastò le folle estasiate e riverenti, le tue mani si mossero segnalando la dimora celeste o condannando il crimine, aggiungendo alla parola tutti quei significati di cui l'arricchisce il gesto. E gli apostoli e le moltitudini credettero in te e ti adorarono, o Signore. Mani di maestro, ma anche mani di pastore. Non soltanto insegnasti, ma guidasti. La funzione di guidare si esercita più propriamente sulla volontà, come quella di insegnare più esattamente sull'intelligenza. E siccome è soprattutto mediante l'amore che si guidano le volontà, le tue mani divine ebbero virtù misteriose e soprannaturali per vezzeggiare i più piccoli, accogliere i penitenti, guarire gli ammalati. Ma queste mani, così soprannaturalmente forti che al loro imperio si piegarono tutte le leggi della natura e ad un loro cenno il dolore, la morte, il dubbio fuggirono, queste mani avevano ancora un'altra funzione da esercitare. Non parlasti anche del lupo famelico? Saresti stato pastore se tu non lo avessi respinto? Il lupo, sì, è innanzitutto il demonio. Tu cacciasti il demonio, Signore, con terribile imperio, e di fronte alla tua parola grave e dominatrice come il tuono, più nobile e più solenne di un canto di angeli,
Gli spiriti impuri fuggirono impauriti e vinti. Come pastore, le tue mani divine non si limitarono a brandire il bordone contro le potenze spirituali e invisibili che, a detta di San Paolo, infestano l'aria per perdere gli uomini. Esse fustigarono anche il demonio e il male nei suoi agenti tangibili e visibili. Condannarono il male, considerato innanzitutto in senso astratto. Non ci fu vizio contro cui tu non parlasti. Ma ugualmente il male nella sua pratica, nella misura in cui si concretizza negli uomini, e non solo negli uomini in generale, ma in certe classi, i farisei per esempio, e non solo in certe classi, ma in certi uomini visti molto in concreto, i venditori del Tempio, immortalati nel Vangelo grazie al loro castigo esemplare. In effetti si trattava non dei diritti meramente umani, ma della causa di Dio. Poiché nel servizio di Dio ci sono momenti in cui il non recriminare, non fustigare, equivale a tradire. Queste mani, che furono così soavi per uomini retti come l'innocente Giovanni e la penitente Maddalena, queste mani che furono così terribili per il mondo, il demonio, la carne, perché sono legate e ridotte in carne viva? Sarà forse per opera degli innocenti, dei penitenti, o piuttosto per opera di coloro che ricevettero il castigo meritato e contro questo castigo si ribellarono diabolicamente? Sì, perché tanto odio? Perché tanto timore da dover sembrare necessario legare le tue mani, ridurre al silenzio la tua voce, sopprimere la tua vita? Signore, per capire questa mostruosità bisogna credere all'esistenza del male. Bisogna riconoscere che così sono gli uomini, che la loro natura facilmente si ribella contro il sacrificio, che quando prende il cammino della rivolta non c'è infamia né disordine di cui non sia capace. Dobbiamo riconoscere che la tua legge impone sacrifici, che è duro essere casto, essere umile, essere onesto, e di conseguenza è duro seguire la tua legge. Il tuo giogo è soave, sì, il tuo peso è leggero. Però non perché non sia amaro rinunciare a ciò che c'è di animalesco e di disordinato in noi, ma perché tu stesso ci aiuti a farlo. E quando qualcuno ti dice no, comincia a odiarti, a odiare ogni bene, tutta la verità, tutta la perfezione di cui tu sei la personificazione stessa. E se non ti ha a portata di mano, in forma visibile, per scaricare il suo odio satanico, allora colpisce la Chiesa, profana l'Eucaristia, bestemmia, propaga l'immoralità, predica la rivoluzione. Sei ammanettato, o Gesù mio. Dove sono gli zoppi e i paralitici, i ciechi, i muti che guaristi, i morti che risuscitasti, i posseduti che liberasti, i peccatori che risollevasti, i giusti a cui rivelasti la vita eterna? Perché loro non vengono a spezzare i lacci che legano le tue mani? Paradosso curioso. I tuoi nemici continuarono a temere le tue mani, benché legate, e per questo ti uccisero. I tuoi amici sembrarono meno consapevoli del tuo potere, perché non ebbero fiducia in te, fuggirono spaventati davanti a coloro che ti perseguitarono. Perché? Anche qui la forza del male è palese. I tuoi nemici amarono talmente il male che anche sotto le umiliazioni delle corde che ti legarono percepirono tutta la forza del tuo potere e tremarono. Per essere sicuri, vollero trasformare in piaga la tua ultima fibra di carne ancora sana, vollero versare l'ultima goccia del tuo sangue, vollero vederti esalare l'ultimo sospiro. E nemmeno allora furono tranquilli. Morto, infondevi ancora timore. Bisognava sigillare il tuo sepolcro e circondare di guardie armate il tuo cadavere.
tanto che l'odio al bene li rese perspicaci al punto di fargli percepire ciò che è indistruttibile in te. Al contrario, i buoni non se ne resero conto con la stessa chiarezza. Ti reputarono sconfitto, perso, fuggirono per salvare la propria pelle, ebbero solo occhi e udito per presagire il proprio rischio. In effetti, l'uomo diventa perspicace soltanto in quanto a ciò che ama. E se vede più il suo rischio che il tuo potere, è perché ama più la sua vita che la tua gloria. Oh Signore, quante volte i tuoi avversari tremarono davanti alla Chiesa, mentre io, miserabile, vedendola ammanettata, credetti che tutto fosse perduto. Ma quanta ragione ebbero i tuoi nemici. Tu risorgesti. Non soltanto le corde e i chiodi non servirono a niente, ma né la lastra del sepolcro, né il carcere, tantomeno la morte poterono trattenerti. Sì, sei risorto. Alleluia. Signore mio, che lezione! Vedendo la Chiesa perseguitata, umiliata, abbandonata dai suoi figli, negata dai costumi pagani e dalla scienza panteista di oggi, minacciata all'esterno dalle orde del comunismo e all'interno dall'insensatezza di quelli che vorrebbero venire a patti con il demonio, io esito, tremo, penso che tutto sia perduto. Signore, mille volte no! Tu risorgesti per la tua forza e spezzasti i vincoli con cui i tuoi avversari avevano preteso di trattenerti nelle ombre della morte. La tua Chiesa partecipa di questa forza interiore e può in qualsiasi momento distruggere tutti gli ostacoli da cui si vede circondata. La nostra speranza non è nelle concessioni né nell'adattamento agli errori del secolo. La nostra speranza è in te, Signore. Esaudisci le suppliche dei giusti che ti pregano per mezzo di Maria Santissima. Invia, o Gesù, il tuo Spirito e sarà rinnovata la faccia della terra.